Assessore Corigliano, nel nostro territorio si parla di un nuovo progetto per una discarica in località Giammiglione, a cui lei dice fermamente no, e volevamo ascoltare le sue ragioni. Io dico fermamente no perché quella località rappresenta una zona dal ricco valore naturalistico e anche culturale, rappresenta la nostra memoria storica in un certo senso. Noi dobbiamo considerare che il territorio che noi conosciamo è in quelle condizioni grazie all'opera dell'uomo e è in quel modo perché per l'uso che ne ha fatto, per l'utilizzo che l'uomo ne ha fatto. Sappiamo che nei dintorni vi è anche una produzione di prodotti tipici che rappresentano un valore, no? E rappresentano, vorrei dire, la cartina della nostra cultura dal punto di vista enogastronomico. Ecco, noi dovremmo cercare di valorizzare di più le potenzialità inespresse di questa località, ma non soltanto di questa, di tutte le località del nostro territorio, per far sì di creare sviluppo economico attraverso il turismo, l'ecoturismo, attraverso il turismo rurale, il turismo culturale. Ecco, anche il nostro codice dei beni culturali e del paesaggio ci dice che il paesaggio è espressivo di valore culturale, quindi è di valore identitario, e noi dobbiamo cercare di difendere a tutti i costi questo territorio, anche perché si parla tanto di sviluppo sostenibile, cioè di soddisfare le nostre esigenze, pensando anche alle esigenze delle generazioni future. Cosa possiamo lasciare alle generazioni future attraverso questa discarica? E dunque lei diceva anche una forma di resistenza culturale. Certo, è anche una forma di resistenza culturale perché, come dicevo prima, è espressione di valore culturale, di valore identitario. Il territorio non deve essere più visto come nella sua dimensione estetizzante, ma deve essere vista anche nella sua dimensione culturale. Senta, io abbandonerei per ora il discorso della discarica di Giammiglione. Cosa ha in serbo adesso l'ufficio cultura nella città di Crotone? Io mi chiedo, vi saranno nuovi progetti? Sì, certamente, vi saranno nuovi progetti. Noi soprattutto teniamo ad aprire tutti questi siti archeologici, no? Di cui dispone la nostra comunità, e che devono essere vissuti pienamente dai cittadini, anche perché è un loro diritto, il diritto al patrimonio culturale, ecco, così come previsto dalla Convenzione Faro, che prende il nome dalla città dove è stata firmata, e che ha trasformato il diritto del patrimonio culturale al diritto al patrimonio culturale, cioè prevedendo il coinvolgimento di tutti i cittadini nella gestione del proprio patrimonio culturale. Io pensavo non solo alla Biperbanca di cui abbiamo spesso parlato. C'è qualche novità riguardo Palazzo Foti? Certamente, Palazzo Foti è stato bonificato e ora proprio per questo dobbiamo cercare di fare in modo che non venga più vandalizzato come è stato fino ad ora. Sicuramente dobbiamo trovare una soluzione affinché una soluzione insieme alla soprintendenza, anche alla proprietà, affinché questo bene venga fruito da tutti i cittadini. E concluderei con il teatro comunale. Insomma, i lavori sono stati bloccati, si hanno novità? Certamente, per ora vi è una sospensione dei lavori, come tutti sanno, però nel più breve tempo possibile so che verrà realizzato finalmente questa grande opera.
E poi bisogna pensare a come gestirla. Le soluzioni sono tante, quindi una delle soluzioni migliori sarebbe quella della fondazione o anche di creare un'associazione, ecco.